Infatti in privato Jack Taylor viene contattato dalla moglie del produttore teatrale George Taylor, il quale è stato trovato morto all'interno della sua cabina dopo la prima dello spettacolo. La signora Taylor è sconvolta e chiede aiuto a Jack per scoprire chi ha ucciso suo marito. Jack accetta l'incarico e si reca immediatamente sul luogo del delitto. Il teatro è situato a Broadway, a New York, e la prima cosa che colpisce Jack è il caos che regna intorno al luogo del delitto. La polizia è presente in massa, insieme a diversi giornalisti e curiosi. Il detective entra all'interno del teatro e si dirige verso la cabina di George. La scena del delitto è agghiacciante, il produttore è seduto su una poltrona, con gli occhi chiusi e una bottiglia di vino vuota accanto a lui. Jack nota subito che c'è qualcosa di strano nell'aria. Il vino emana un odore particolare, quasi dolciastro. Dopo aver esaminato la scena del delitto, Jack comincia a interrogare i possibili sospettati. Il primo è l'assistente di George, che sembra essere l'unico ad avere accesso alle sue finanze. Jack nota subito che l'uomo è agitato e che cerca di evitare le sue domande. Tuttavia, non riesce a trovare alcuna prova contro di lui. Il detective continua le sue indagini, interrogando il socio in affari di George e il direttore del teatro. Entrambi sembrano avere molte divergenze con il produttore, ma Jack non riesce ancora a trovare nulla di concreto. Nel frattempo, Jack scopre che George aveva una relazione extraconiugale con l'attrice protagonista dello spettacolo, una giovane e talentuosa artista di nome Lisa. Jack inizia a sospettare che il marito di Lisa potrebbe essere il colpevole, ma non ha alcuna prova. Durante le indagini, Jack incontra anche altri personaggi sospetti, un critico teatrale molto influente, che aveva pubblicato una recensione negativa dello spettacolo di George, e una giovane aspirante attrice, che sembra avere un debole per il produttore. In un primo momento, sembra che Jack non riesca a fare progressi significativi nelle sue indagini. Tuttavia, grazie alla sua intelligenza e alle sue doti di osservazione, comincia pian piano a ricostruire gli eventi che hanno portato all'assassinio. Scopre che la causa della morte di George è stata un avvelenamento con cianuro, contenuto nella bottiglia di vino che ha bevuto nella sua cabina. Jack si rende conto che il colpevole deve aver agito durante lo spettacolo, nascosto tra le file del pubblico. Jack comincia a esaminare la lista degli spettatori presenti quella sera e nota che c'è un nome che si ripete più volte, quello di un uomo che si fa chiamare John Smith. Jack comincia a indagare su John Smith e scopre che si tratta di un finto nome. L'uomo in realtà si chiama Harry Brown ed è un noto contrabbandiere di droga. Jack capisce che Harry aveva un motivo per uccidere George. Il produttore teatrale aveva scoperto il suo traffico di droga e stava minacciando di denunciarlo alla polizia. Jack inizia a cercare Harry ovunque, ma l'uomo sembra sparito nel nulla. Tuttavia, grazie alle sue conoscenze, Jack riesce a rintracciarlo in un motel sulla costa est. Si reca sul posto e trova Harry in una delle stanze, circondato da un'ingente quantità di droga. Dopo un lungo interrogatorio, Harry confessa di aver ucciso George e rivela tutti i dettagli del suo piano. Durante lo spettacolo, si era nascosto nella cabina di George e aveva versato una piccola quantità di cianuro nella bottiglia di vino. Dopo aver aspettato che George bevesse il vino, era uscito dalla cabina e aveva atteso la fine dello spettacolo per evitare di essere visto. Jack consegna Harry alla polizia e il caso è risolto. Tuttavia, Jack si rende conto che c'è qualcosa di strano in tutta questa vicenda. Harry sembra troppo felice di essere stato catturato e non sembra preoccupato per le conseguenze delle sue azioni. Jack comincia a indagare e scopre che Harry è solo una pedina in un gioco molto più grande, gestito da una potente organizzazione criminale. Il detective si mette alla ricerca dell'organizzazione e, dopo molte peripezie, riesce a scoprire il loro nascondiglio. Si infiltra al loro interno e scopre un'attività di traffico di droga su vasta scala. Grazie alle sue conoscenze, riesce a far arrestare tutti i membri dell'organizzazione, mettendo fine alle loro attività illegali. Alla fine del racconto, Jack riceve i ringraziamenti della signora Taylor e dell'attrice Lisa per aver risolto il caso e aver portato il colpevole di fronte alla giustizia. Il detective se ne va, soddisfatto del suo lavoro, ma sa che dovrà rimanere sempre vigile contro le forze oscure che agiscono nell'ombra della città.
Grazie per aver ascoltato il nostro racconto. Se ti è piaciuto, non dimenticare di condividerlo e di iscriverti al canale. Attiva la campanella per restare aggiornato. Ciao!